robot e attività di automazione a scuola per celebrare la giornata mondiale del Pi greco. In occasione della ricorrenza dedicata alla costante matematica, l'Istituto Comprensivo Lombardo Radice, diretto da Rosalba Marchisciana, ha inaugurato l'atelier di robotica. I bambini della scuola hanno partecipato ad attività laboratoriali con l'obiettivo di apprendere le nozioni di matematica e robotica attraverso il gioco. Abbiamo individuato noi diverse giornate tematiche, quindi in linea con quello che accade nel mondo, anche noi abbiamo voluto celebrare la giornata del Pi greco per dare l'idea che dietro i numeri c'è armonia, che i numeri appartengono, così come la matematica, al vivere quotidiano, quindi viverla in maniera gioiosa penso che possa essere un modo per poterla apprezzare di più. La robotica è l'avanguardia della didattica e queste piccole attrezzature che sembrano cose diciamo molto complicate e complesse, per loro sono invece molto semplici, sono molto intuitive e riescono a sviluppare quelle attività mentali che sono proprie della sfera matematica, diciamo in generale, ma che gli servono per la logica e per altre attività mentali e psicologiche, diciamo, delle loro attività scolastiche. Che cosa ti è piaciuto di più di questa giornata? Di questa giornata mi è piaciuto fare le cose di robotica e poi ci hanno spiegato il Pi greco e perché hanno scelto proprio la data del 14 marzo per festeggiare il Pi greco Day. E perché? Perché Pi greco in molti stati si scrive 3,14, che era il numero che Archimede aveva scelto per il Pi greco, 3,14. Che cosa hai imparato da questa giornata? Cosa vuol dire Pi greco e tante informazioni sulla robotica. E quella che ti ha colpito di più? Il Pi greco, perché non l'avevo mai sentito parlare. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l'associazione Arete. È importante accostarsi alla robotica perché il principio base della robotica è il coding. Un coding che serve a loro per sviluppare capacità di problem solving, ma soprattutto capacità di gruppo, perché loro nella robotica devono, oltre a programmare, fare lavoro di squadra e montare i robottini che abbiamo scelto nell'atelier in questa collaborazione che l'associazione ha avuto col primo comprensivo. E devo dire che i ragazzi con il lavoro di squadra è importante, si sono trovati abbastanza bene e riescono a collaborare tra loro.